Ciao a tutti, oggi siamo qui con Jacopo, atleta allenatore di powerlifting nel suo centro di personal training per Cross Academy in Diovada. Oggi vi parleremo del setup dello squat, in modo che possiate approcciarvi nel modo ottimale a questa alzata. Il primo punto da cui partire è l'altezza del bilanciere nel rack. L'altezza ottimale è più o meno ad altezza della clavicola, in modo da riuscire a posizionarci nel modo ottimale sotto il bilanciere per riuscire poi a staccarlo. Esistono due modi per posizionarsi sotto il bilanciere. Quello che viene definito col bilanciere alto, posizionato più o meno a livello del trapezio, oppure il bilanciere basso, posizionato sulla linea dei deltoidi posteriori. Se ci posizioniamo col bilanciere alto, dobbiamo mettere il bilanciere esattamente sopra il trapezio, stando attenti a non metterlo troppo in alto, ovvero sul collo. Mentre il bilanciere basso è posizionato proprio sulla linea del deltoide posteriore, più o meno sopra a seconda sempre della nostra mobilità. Dovremmo considerare inoltre che prendere il bilanciere alto porta a una dinamica differente nello squat piuttosto che prendere il bilanciere basso. Uno squat con bilanciere alto è maggiormente a carico dei quadricipiti e tende a portare le ginocchia più avanti rispetto alle punte, stile squat da pesista, mentre uno squat con bilanciere basso tende a coinvolgere maggiormente la catena cinetica posteriore. Uno squat col bilanciere alto infatti permette di tenere una posizione della schiena molto più verticale di quanto non faccia uno squat con bilanciere basso, che vedrà una maggiore inclinazione del busto durante la fase di discesa. Cominciamo col vedere la presa sul bilanciere. La presa dipende, per prima cosa, dalla vostra mobilità. Se avete una buona mobilità delle spalle, potete afferrare il bilanciere con una larghezza della presa poco più larga delle vostre spalle. Mentre, se avete problemi di mobilità, potete afferrare il bilanciere anche con una presa più larga. Possiamo inoltre decidere se mettere o meno il pollice in opposizione sul bilanciere. Non esiste nessuna regola, infatti, che imponga di prendere il bilanciere in un determinato modo. Quindi sta alle nostre preferenze. Una volta stabilita l'altezza del bilanciere, con che presa posizionarci e se posizionare il bilanciere alto o basso, possiamo andare sotto il bilanciere. È importante, durante il workout, l'uscita dal rack, di fare il minor numero di passi possibili, in modo da disperdere meno energia possibile durante questa fase. È ottimale, ad esempio, fare solo 3 passi. Un primo passo per uscire dal rack e infine altri 2 per determinare poi lo stance con cui faremo squat.